Ciao a tutte ragazze e bentornate sul canale. Allora, eccomi qui nella mia camera perché oggi parleremo di una nuova tipologia di video. Ovviamente questa introduzione sarà fatta soltanto questa volta per spiegarvi cosa andremo a fare, cosa ho pensato di introdurre sul canale, perché penso che sia un tipo di video che arrivi molto, che giri molto e che secondo me piaccia e sia soprattutto tanto utile. Finalmente con questo tipo di video posso mettere anche di nuovo un po' la moda all'interno del canale, perché comunque mi rendo conto che i video che ho realizzato, quando uno poi guarda a distanza di un po' di tempo, si analizza, è un po' più critico nel rispetto di se stesso, eccetera, eccetera. Tipo i video che ho realizzato, non so se qualcuno di voi li abbia visti, che li avevo caricati sul mio canale, che avevo pensato di fare proprio per la moda, poi abbiamo accorpato tutto qui. Sono comunque video troppo magari statici e classici, insomma, un po' più seri, ecco. Invece è bello dare consigli, eccetera, eccetera, però con leggerezza. Quindi questi video mi piacciono tantissimo. Allora, comincio subito. Questo primo video che ho pensato di fare riguarda i 10 capi must-have invernali. E partiamo subito con il primo. Maglioncini in lana, maglioncini con applicazioni, con toppe, maglioncini di tutti i tipi, sono bellissimi da indossare, sono comodi. La cosa più bella è che possiamo abbinarli in tantissimi modi diversi. Possiamo abbinarli infatti per un look più casual, per tutti i giorni, con il jeans ovviamente, e arricchirlo magari con qualche accessorio carino. Possiamo indossarlo invece in un altro contesto, magari con una gonnellina e con dei tacchi, se è un maglioncino un po' più elegante. Possiamo indossarlo con una bella gonna a ruota e delle ballerine. Insomma, ci sono tantissimi modi diversi ed è un capo must-have perché sta nel nostro armadio e possiamo utilizzarlo strategicamente in diverse occasioni. Sono belle soprattutto quelle calde in lana, intrecciate, lavorate, perché oltre ad essere bellissime da vedere, da indossare, comode e sono soprattutto calde. Le adoro e le consiglio soprattutto quando siamo fuori per tanto tempo, quindi siamo comunque al freddo e abbiamo bisogno di stare calde. Possiamo indossarle appunto sopra le calze normali, quando indossiamo ovviamente gonne corte, gonne lunghe, vestiti e così via. Cappelli e guanti. Li ho messi insieme perché sono entrambi dei capi che vanno a coprire le estremità, quindi la testa e le mani, che spesse volte ci dimentichiamo di coprire, oppure abbiamo difficoltà a trovarne che ci stiano bene, oppure magari i guanti, diciamo vabbè, ma tanto le mani non soffro di mani fredde, comunque le metto in tasca, il tempo di, e invece poi ci congeliamo. Ragazze, sono consigliatissimi i cappelli perché vi coprono dal freddo e fanno veramente la differenza. Orecchie e appunto testa. Certe volte c'è quel freddo gelato o l'umidità che veramente non ci fa capire più niente, ci preme praticamente sulla testa, quindi i cappelli. Poi tra l'altro, ragazze, sono anche bellissimi. Ora ce ne sono tantissimi modelli, tantissime tipologie, in tantissimi materiali, e a me piacciono soprattutto arricchiti da particolari diversi. Ovviamente se non volete scegliere i cappelli potete tranquillamente scegliere magari una fascia. Io le utilizzo soprattutto quando tengo i capelli legati e quindi magari un cappello non andrebbe tanto bene, anche le fasce sono consigliatissime. Per quanto riguarda le mani, come vi dicevo, anche io sono uno di quei tipi che diceva vabbè, le mani me le dimentico sempre, invece quando fa veramente freddissimo, lo sapranno le ragazze che abitano in posti gelati, dove c'è la neve, eccetera, che le mani sono importantissime da proteggere, anche perché comunque si seccano facilmente, magari che a mani sensibili si spaccano e così via. I guanti sono poi un accessorio stupendamente fashion, anche qui vi potete sbizzarrire con colori, intrecci di lavorazioni, con particolari, eccetera, eccetera, e avrete praticamente un campo enorme anche in questo caso. Un tipo di guanto che vi consiglio, se magari avete difficoltà perché comunque vi impediscono un po' le mani, sono i guanti con il touch, perché molte volte magari abbiamo difficoltà col cellulare a rispondere, non si riesce. Sono i guanti con il touch, adesso li troviamo praticamente dappertutto, perché ormai noi e il nostro telefono siamo una cosa sola. Nel nostro armadio non deve assolutamente mancare
un piumino corto, lungo, medio, nero, beige, quanto riguarda i colori più classici, colorato per chi comunque ha già dei colori classici all'interno dell'armadio e vuole sbizzarrirsi. Sono bellissimi sia corti che lunghi, ma per quanto riguarda appunto il freddo più pungente vi consiglio ovviamente un tipo di piumino lungo. Io ne ho uno nero che sono stata felicissima di ricevere questo Natale, lo adoro, è di Zara ed è anche bellissimo per questo velocito, perché è bello anche sia di giorno ma anche di sera, perché comunque è elegante e particolare in oro. Quindi vi consiglio di fare un bel acquisto per quanto riguarda questo tipo di capo, perché non ve ne pentirete assolutamente. Da quando me l'hanno regalato infatti l'ho praticamente messo sempre, adesso mi sto limitando un po' perché lo mettevo tutti i giorni, perché è una chicca per l'inverno. Capo must have invernale sono senza dubbio le mantelle, le cappe. Io le adoro, mi piacciono tantissimo, sono belle da indossare sia per arricchire un outfit e per comunque tenerci ancora più calde sopra un cappotto o un giubbino, ma sono anche carinissime e perfette anche da sole. Allora le consiglio ovviamente quando non fa un freddo e c'è un vento assurdo, perché ovviamente non ci coprono come ci coprirebbe un giubbino, un piumino o un cappotto, ma le consiglio assolutamente anche quando abbiamo un maglione che praticamente è una bomba. Io ad esempio ne ho uno, vi faccio questo esempio proprio perché a me è successo. Io ho questo maglione che è in un misto e lana mohair, è veramente stracaldo, ragazze vi giuro, è caldissimo ed è anche molto morbido e voluminoso, e a parte il fatto che è caldissimo è anche ingombrante, quindi non entra praticamente sotto a nulla, o comunque sembro imbottitissima, non riesco a muovermi. E praticamente una mossa vincente è stata quella di indossarlo con la mantella, perché comunque andare in giro solo col maglioncino, anche se è pesante, anche se è caldo, non è un granché d'inverno quando fa freddo. Con la mantella la gestiamo come vogliamo, se abbiamo più freddo al collo la avviciniamo più al collo, e comunque riusciamo ad essere comodissime, anzi anche se indossiamo un maglione ingombrante, e poi comunque siamo molto femminili, chicchissime e alla moda. Collan, ovviamente prima vi ho citato le calze e quindi i calzini lunghi, le parigine, adesso non potevo non citarvi assolutamente i collan. Sono veramente must have d'inverno, perché li possiamo indossare in tantissimi tipi di outfit diversi e sono bellissimi, fanno la differenza anche quando siamo vestiti in maniera molto semplice. A differenza di quanto si pensi, possono tenere a volte più calore di un jeans o di un pantalone, perché ne esistono tantissimi tipi intrecciati, più pesanti, meno pesanti, eccetera eccetera. Quindi a volte magari si pensa che con le calze si abbia più freddo, ma se le scegliamo bene a seconda dell'occasione vedrete che sarete ancora più comode e calde di quando indossate invece magari i pantaloni. Le potete indossare come vi dicevo in tantissime maniere svariate, e poi sono belle perché ne possiamo scegliere tantissimi tipi e modelli e colori diversi, perché veramente il mercato ci dà una scelta vastissima tra colori, ricami, disegni, eccetera eccetera. Quindi appunto per arricchire un outfit magari possiamo scegliere dei colori in contrasto, oppure delle fantasie, delle applicazioni, eccetera eccetera. Sono assolutamente da avere, io ne ho nell'armadio una scorta immensa e le amo. Sciarpe e sciarpone giganti, ragazzi, ovviamente non possono mancare. Chi di voi alzi la mano non ha all'interno dell'armadio una sciarpa? Le sciarpe sono anche queste un must have d'inverno, perché ci proteggono dal freddo. Se abbiamo freddo le possiamo giustare nel miglior modo, non lo so, coprendoci fino agli occhi, attorcigliandole intorno alla gola e così via, e poi appunto le possiamo mettere in maniere diverse anche seguendo la moda. Quindi anche se magari non ce la mettiamo proprio perché si gela e quindi vogliamo coprire la gola, sono belle anche per arricchire un outfit. La possiamo mettere a mo' di mantellina così che scende ai lati, perché è anche bella da vedere. La possiamo mettere su nudo da un lato se vogliamo fare le modaiole. Veramente può essere messa in tantissimi modi, e poi quando fa freddo e tira vento ci torna sicuramente utile.
stivali ragazze di tutti i tipi, non possiamo non avere all'interno del nostro armadio invernale un paio di stivali, stivaletti e così via. Ce ne sono ovviamente tantissimi modelli, ve ne consiglio più di un paio ovviamente, perché dipende dalle occasioni, magari se sera vi consiglio anche un po' più di tacco, se giorno va bene una scarpa comoda, un tipo di stivale morbido e confortevole da tenere anche magari tutta la giornata se andiamo in viaggio per l'università, per lavoro, se siamo tanto tempo fuori, e sono confortevoli perché ci tengono il piede più caldo, poi dipende dai materiali. Io per esempio ne ho un paio comodissimo, li ho usati tantissimo questo inverno, sono anche un po' imbottiti tipo di lana all'interno, quindi sono fantastici. Quindi non potete assolutamente non avere degli stivali all'interno del vostro armadio, possiamo indossarli in svariate maniere con diversi outfit, ci fanno stare comode e ci accompagnano bene per tutta la giornata. Allora ragazze, non sto parlando di gonne in generale, ma di gonnelloni ampi, quelli belli che arrivano sicuramente dopo il ginocchio, ma diciamo che la lunghezza che io prediligo è quella metà polpaccio. Ovviamente stiamo attente alla misura per quanto riguarda la nostra altezza, ovviamente se siamo bassine non è indicata una gonnellona gigante anche troppo lunga, perché altrimenti ci abbasserà ancora di più, però se possiamo permettercelo cerchiamo di scegliere queste gonnelloni molto ampie, molto lunghe e abbastanza lunghe, perché davvero sono elegantissime, le adoro. In questi materiali pesanti, belli, doppi, anche magari strutturati, sono bellissime da vedere a ruota, a mezza ruota, a pieghe, e sono confortevoli perché comode, calde, perché comunque essendo tutta quella stoffa ci tiene calda, poi indossiamo calze, calzettoni sotto e siamo da Dio, e sono, vi dirò, bellissime. Io lavoro a teatro e l'altra sera c'era una signora con questa gonna stupenda, ampissima, e faceva molto freddo, la indossava con i tacchi ed era di un'eleganza da togliere il fiato, l'ho adorata. Quindi ragazze, gonnellone. E ultimo prodotto must have per l'inverno sono i pantaloni palazzo. Ho inserito questo tipo di pantaloni in alternativa appunto alle gonne, a un vestito, perché magari non ci troviamo, vogliamo essere più comode, vogliamo essere più veloci, meno, più pratiche, ecco. Ci sono ragazze che preferiscono i pantaloni e d'inverno mi sembra brutto limitarsi soltanto a un jeans o comunque un pantalone stretch e così via. Scegliamo quindi questi bellissimi pantaloni palazzo o comunque con un taglio morbido. Io vi dico questi palazzo, ma comunque parlo di pantaloni morbidi in questi tessuti caldi che fanno veramente un bello effetto, rendono la figura molto elegante e sono bellissimi appunto anche in sostituzione di una gonna, perché magari c'è qualcuno che non la predilige, magari ha delle gambe grosse e vuole coprire dei difettucci. Sono bellissimi sia di giorno perché ci rendono svelte, veloci, belle e alla moda per la città, ma sono bellissime anche di sera, sempre con un tacco, sono stupende con una bella camicetta, magari una blusa morbida, siamo perfetti anche per una serata elegante. Ecco ragazze che siamo arrivate alla fine, io spero che questo video vi sia piaciuto, perché davvero ci ho messo tutta la mia passione per crearlo e per pensare ai consigli da darvi. Spero tantissimo che possano piacervi sia per quanto riguarda il make up, sia per quanto riguarda questo campo appunto di bellezza che riguarda la moda. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se avete altri consigli, se volete altri tipi di consigli ditemelo qui sotto, perché vi ascolterò sicuramente e mi fa tanto piacere. Lasciatemi un like se il video vi è piaciuto, vi prego, perché mi sostenete tantissimo, e iscrivetevi al canale se non lo siete già. Muah.